Amici sportivi, un cordiale saluto e benvenuti all'11ª puntata di Picchio Club, la trasmissione, come saprete, dedicata all'Ascoli Picchio. Quest'oggi non solo all'Ascoli Picchio, lo scopriremo a breve con i nostri ospiti, un Ascoli che continua la sua serie positiva arrancando ancora con un pareggio stentato nei minuti di recupero contro il Benevento, che ha giocato quasi tutta la partita in inferiorità numerica per chiuderla poi addirittura in 9 uomini. A 2 giornate dalla fine non siamo ancora salvi, ci saranno ancora 180 minuti tremendi, terribili per l'Ascoli del presidente Francesco Bellini. Auguriamoci ovviamente il meglio per quello che sarà il proseguo del campionato, auguriamoci il meglio per la trasmissione e il meglio lo abbiamo con Martina Micucci. Ciao Martina. Buonasera a tutti, grazie Mario, sempre gentile. Hai portato un paio di ospiti tu oggi, finalmente sì, ce l'hai finalmente fatta. Finalmente ce l'ho fatta. Dai. Vado subito a presentare, sono lieta di presentare l'allenatore del Monticelli ed ex bianconero Nico Stallone. Buonasera a tutti. Leon Giovannini, attaccante del Monticelli. Buonasera a tutti. Ex bianconero, hai ragione. Cristiano Pietro Paolo. Buonasera a tutti. Ascoli Live e Matteo Rossi. Anche Ascoli. Lui di tutto. APTV, un po' tutto. Radio Ascoli. Buonasera. Matteo Rossi, che è anche la voce del Monticelli. Io l'ho lasciato per Radio Ascoli. Ha vissuto praticamente tutta la stagione del Monticelli. Tutta. L'ho rimarcato anche ieri sera, tutti i chilometri, tutte le cose. Ci racconterà pregi e difetti della squadra. Sostiene più il Monticelli che l'Ascoli. Sotto sotto. Il calcio ve ne capisce davvero poco, allora si comincia dal basso per capire quando... Questa è la scusa di chi non vuole seguire il Monticelli, mister. Ma diciamo che ad Ascoli non esiste una persona che sostiene più il Monticelli che l'Ascoli. Ad Ascoli esistono persone che sostengono il Monticelli e l'Ascoli. Questa è la grande differenza rispetto a qualsiasi altra città d'Italia. Cioè non esiste questa dicotomia o questa situazione diversa da vedere. A volte qualcuno l'ha voluto creare, ma in maniera molto, se vogliamo, ottusa o negativa, perché fa parte della partigianeria italiana nel suo modo di essere, Guelfi e Ghibellini a tutti i costi. Io ho 3/4 di squadra che la domenica vanno in curva a vedere la partita, quindi con questo dico tutto. Sarebbe bello, Nico, avere anche che il Monticelli società sostiene l'Ascoli e viceversa, no? Prima o poi ci si arriva. Questo secondo me sarebbe stata l'operazione più giusta, più vera, più concreta e soprattutto sarebbe stato un valore aggiunto per entrambe le squadre, per entrambe le società. Poi anche qui ritorniamo sul discorso di prima, a volte si vuole vedere o troppo vicino o troppo lontano, o si vuole vedere quello che non c'è. E secondo me a volte si va ancora a ripercorrere discorsi vecchi o alla ricerca, se vogliamo, della stupidaggine del momento, della calunnia del momento, della chiacchiera del momento, dell'invidia del momento. Secondo me queste due realtà rappresentano un'eccezione in Italia, una città di 50.000 abitanti che si può permettere una squadra di serie B e una squadra di serie D senza più la C2 di una volta è già una grande novità, cioè dopo le grandi metropoli che hanno le due squadre nella massima serie, probabilmente non l'ho mai fatto, ma se uno facesse una richiesta, una ricerca, sicuramente rappresenterebbe una novità. Secondo me diamo a Matteo Rossi il compito di farlo. Ho una settimana per fare la ricerca. E per finire, se queste due realtà, dato che parliamo di giocatori che per 3/4 sono tifosi, ma 3/4 perché ci abbiamo su quest'anno 5-6 che sono non del territorio, perché noi ricordiamo che siamo l'unica squadra che fa la Serie D con 16 giocatori su 22 che sono del territorio. Quelli che sono al territorio sono tutti tifosi dell'Ascoli e tra parentesi sono tutti ex dell'Ascoli, c'è anche questa particolarità. Quindi ne parleremo. Quindi se diversi. Qualcuno fosse così lungimirante e intelligente, credo che quello che diciamo altri presidenti tipo Lotito o in passato altri presidenti ancora hanno fatto e fanno con delle logiche calcistiche, perché sono logiche calcistiche, qui ad Ascoli ce l'abbiamo sotto casa. Perfetto, Nico ha stravolto quello che è il canovaccio della trasmissione, ma torneremo ampiamente a parlare anche del Monticelli, come sempre torniamo nei numeri, abbiamo i nostri risultati e la classifica, perché? Perché Nico Stallone domenica l'ho visto allo stadio, Leon Giovannini è un altro che le partite le vede spesso e volentieri, quindi con loro, chi meglio di loro può analizzare, visto che l'Ascoli diciamo si è un po' trincerato in un momento di silenzio anche dovuto alla situazione del campionato,
e ne parliamo con due graditissimi ospiti. Ma torniamo, riavvolgiamo il nastro con il risultato e classifica, Martina. Sì, Perugia-Spezia 0-0, Ascoli-Benevento 1-1, Avellina-Bari 1-1, Brescia-Latina 1-1, Carpi-Salernitana 2-0, Cesena-Novara 0-1, Frosinone-Trapani 1-0, Vicenza-Ternana 0-1, Entella-Verona 1-2, Spal-Provercelli 0-0. Questa sera giocheranno Pisa-Cittadella. Sentiamo anche, leggiamo la classifica, due turni dal termine. Spal in vetta alla classifica con 75 punti, festa rinviata perché si pensava che stava con la Spal potesse festeggiare. Invece al secondo posto il Verona con 72 punti, Frosinone 71, Perugia 61, Benevento 59, Carpi 58, Cittadella 57, Spezia 56, Novara Bari 53, Salernitana Entella 51, Cesena 49, Provercelli 48, Ascoli Brescia Avellino 46, Trapani 44, Ternana 43, chiudono la classifica il Vicenza con 41 punti, Pisa 34, ormai retrocesse il Latino con 31 punti. Allora, abbiamo capito una cosa, che in Serie B basta fare tabelle perché ogni domenica la tabella viene... Siamo portati sfiga, Sì, no, ma più che altro c'è sempre un risultato a sorpresa questa settimana, ad esempio la Spal che non riesce a battere la Provercelli, perché noi già avevamo pronosticato una Spal in vacanza a Terni, così non sarà, ce la curiamo. La Ternana che era entrata in corsa andando a vincere a Vicenza, l'Ascoli che davamo quasi vincente con il Benevento, con un Benevento Parecchio, forse che aveva già staccato la spina, il Latina che andava a pareggiare a Brescia, che quindi è ancora in corsa con il Brescia che avrà due scontri diretti da qui alla fine torneo. Finalmente, anche qualche partita c'è stata, che però finalmente non è una Serie B che si gioca, no? Fino all'ultima giornata. Sì, diciamo questa è una grande novità positiva del calcio, perché ci sono stati anni che nelle ultime partite, diciamo, le situazioni venivano un pochettino così, non giocate più da quelle squadre che avevano ormai raggiunto risultati, non avevano raggiunto risultati classifiche importanti. La dimostrazione dei risultati che tu hai detto è che finalmente ognuno fa il suo. Io l'avevo dichiarato anche qualche settimana fa per quello che riguardava il nostro campionato, poi quando si fanno queste dichiarazioni tutti, voglio dire, sono un po' permalosi e tutti si offendono. Però ad esempio io credo che è giusto e va dato merito a chi, pur perdendo il proprio obiettivo, continua a fare la partita facendo calcio e dimostrando che i veri valori del calcio e dello sport esistono, perché altrimenti significherebbe che a qualche partita dalla fine chi non ha più obiettivi non deve giocare più e le partite... Poi sei un po' un esempio, no? Anche per questo, no, siamo stati già raggiunta 4-5 giornate fa. Lo siamo stati noi e ti dico che lo sono stati anche i nostri avversari, cioè voglio dire, noi ogni domenica ce la siamo dovuta sudare con avversari che non avevano altri obiettivi, però se la sono giocata tutti alla morte. Questo è una crescita, una maturità del calcio che dopo tanti scandali, dopo tante voci negative, secondo me i ragazzi di oggi stanno maturando, ma credo che maturi l'ambiente e sotto questo profilo credo che sia anche bello che sia così, voglio dire. Poi una volta, ti dico, voglio dire, parlo degli anni 80, quando voglio dire, io mi affacciavo da giovane alle partite anche di Adell'Ascoli o meno, cioè, si usava proprio tre giocatori quando un'altra squadra non aveva più interesse andargli vicino, ma lasciate perdere, voi che vi interessa, così, cioè è anche brutto, la partita devi vincere, devi meritare le cose. Ti aspettavi la Spal ormai in Serie A? Ma guarda, la Spal, che fosse la squadra che arrivasse proprio prima in classifica, no, che facesse questo tipo di campionato così importante, no, però che fosse una buona squadra, sì. Due un allenatore che arriva dal settore giovanile, per, no? La Fiorentina. Lasciamo perdere questo discorso. Tocchi qualcosa. Tocchi qualcosa che scotta. Ma diciamo questo, che sicuramente in una struttura, in una squadra che aveva già un'ossatura valida, capace, con delle buone idee, con delle buone intese, con quindi un gruppo solido, secondo me è stata fatta una campagna acquisti importante e a gennaio oculata, che a gennaio è stata ancora di più oculata, ancora più importante, e quando si lavora bene sotto questo profilo, poi se c'è, come dici tu, un buon manico, un buon allenatore e c'è già una buona base sulla quale lavorare, poi i risultati vengono, quindi tanto di cappello a chi ha lavorato per la Spal. Leon, la sorpresa, anche se è vicinissima anche lei alla Serie A, è
questa stagione del Verona, no? Che sì, è seconda in classifica, però ci si aspettava un campionato di tutt'altra matrice, ma un campionato forse già vinto da qualche settimana, invece continua a stentare, non è ancora promosso. Verona, Frosinone. Sì, ma più Verona per quello che è un po' l'organico, Pazzini, giocatori Gans che non ha praticamente giocato quasi mai, Siligardi. Ecco, forse questo è il problema. L'organico troppo ampio a volte secondo me può essere un'arma a doppio taglio, perché comunque avendo tanti giocatori forti soprattutto, tutti vogliono giocare la domenica. Però lì tutti se la sono presa un po' con la carenza di Pecchi a livello tecnico. Queste comunque sono scelte societarie che sono mirate, perché secondo me quando vai a prendere un allenatore sei convinto di quello che vai a fare e degli obiettivi che il Verona era quello di tornare in Serie A subito. Secondo me alla fine ce la farà il Verona, però quest'anno ha peccato tante partite. Secondo te? Secondo me sì, perché domenica il Perugia vince Latina e il Frosinone non avrà vita facile a Benevento, perché come sabato ho visto il Benevento è una buonissima squadra, gioca veramente a calcio secondo me, e se non rimaneva in 10 per fortuna nostra secondo me avremmo fatto difficoltà sabato. Matteo, tu che ci dici per questa bagarre playoff, doppia bagarre, perché sono formazioni tipo il Bari e anche il Novara, aggiungerei, che sono ancora in lotta, anche se poi parleremo anche del posticipo che ci riguarderà da vicino, e questa possibilità di, con il Frosinone, che se dovesse insieme al Verona dovesse vincerle entrambi, non ci saranno. Allora, innanzitutto dico che spero che il Bari non faccia playoff, poi dopo la riapriamo e spieghiamo il perché. Io sono onesto, al di là della classifica, di quello che può essere, del fatto che effettivamente i playoff si possano fare, per carità di Dio, cioè la matematica non condanna nemmeno lo Spezia, quindi per dire, neanche il Bari stesso. Però se devo fare un discorso dal punto di vista tecnico, il Frosinone quasi si meriterebbe di andare in Serie A direttamente, anche per come ha giocato contro le altre squadre, come ha giocato il Perugia che è subito sotto di lui, come ha giocato la partita col Cittadella, che la ricordo. Non mi piace parlare di manifesta superiorità, però secondo me il Frosinone meriterebbe questo scarto. Quanto il divario tra la terza e la quarta, esatto. Si avvicina ai 10 punti, effettivamente. Per quel motivo, diciamo, io... Cioè, non vedrei playoff dal punto di vista dello spettacolo, della bellezza, no? Delle partite, di giocarsi quattro partite in più, sarebbe ovviamente bello, però se vado a vedere l'organico e come è maturata la stagione, perché prima che la Spalla iniziasse a salire veramente di prepotenza gli scalini, il Frosinone era primo in classifica, quindi insomma c'è un divario secondo me da considerare. Non è che alla fine peseranno i due punti persi qui ad Ascoli, quelle al Frosinone? Potrebbe anche essere, però attualmente al momento ove il Frosinone vincesse contro il Benevento, però anche il Perugia dovesse vincere, rimangono sempre 10 punti, quindi non ci sarebbero i playoff, quindi questo è il problema. Il Frosinone, molti hanno detto che hanno avuto tantissimi aiuti arbitrali, cioè leggevo anche alcuni forum di tifosi, il Frosinone ha avuto molti aiuti, anche sotterfugi, anche le espulsioni che ci sono state domenica contro da noi nel Benevento sono state fatte in ottica prossima partita. Teorie del complotto che possono essere condivisibili o meno, però qualche tifoso aveva sollevato questa. Beh, poi a fine campionato gli allenatori pure Nico sollevano questi complotti, hanno questi dubbi, alla fine no, si pareggia un po' tutto, gli errori, Moviola, espulsioni, cioè a fine del campionato il livello torna sul punto di... Guarda, io probabilmente sono un po' un caso a parte, ma non ho mai creduto tanto ai complotti, alle situazioni predefinite. Credo che a volte gli arbitri, sinceramente, per incapacità e per incompetenza facciano dei grandi errori, ma soprattutto più che a volte anche proprio incapacità e incompetenza, proprio sudditanza, se vogliamo, psicologica, cioè a volte... Pesa la situazione della classifica di qualche squadra, pesa l'ambiente. Ecco, credo più a queste difficoltà da parte della classe arbitrale piuttosto che, ripeto, a qualcosa di predefinito, di precostituito. Ecco, anche secondo me la grande storia della Juventus ad alti livelli a volte è più nata per una sudditanza che aveva proprio l'uomo arbitro nel confrontarsi a volte con la stessa Juventus piuttosto che qualcosa
che aleggiasse o fosse predefinita, però è il mio pensiero libero. Per quello invece che è stata l'analisi che hai fatto delle squadre di B più importanti, io credo che per il calcio vinto probabilmente quelle che hanno espresso meglio sono FPAL, Verona, Frosinone e Benevento. Sotto sto profilo credo che forse rispetto alle altre che lottano per i playoff hanno dimostrato di avere più continuità, più costanza e meriterebbero maggiormente degli altri. Parlando per della coda della classifica, secondo te le ultime tre, Latina già retrocesso, Pisa praticamente già in Lega Pro e il Vicenza è stato scavalcato dalla Ternana, saranno queste tre che andranno dirette in Lega Pro, potrebbe esserci in queste ultime? Ma credo che non ci dovrebbero essere ulteriori scossoni indietro. L'unica analisi che faccio è che il Latina, quando l'ho visto giocare sia nella partita che venne a fare ad Ascoli, sia per avendo visto in televisione sempre il confronto con l'Ascoli, al di là delle situazioni societarie, ha mostrato un buon calcio. Poi anche nella partita con l'Ascoli forse aveva una difficoltà a a essere efficace, cioè tutto quello che costruiva un gran primo tempo, ricordo, poi io manca d'altro, se voi vi ricordate fece delle bellissime giocate e quant'altro. E la stessa cosa per il Pisa che ho visto io ad Ascoli, l'altra, quella che abbiamo giocato noi a Pisa, non ho avuto il piacere di vederla in televisione. Devo dire che anche il Pisa non aveva demeritato, cioè non mi è sembrata una squadra che meritasse di andare in Lega Pro. Ma il Pisa è stato spremuto a inizio campionato, io l'ho sostenuto all'inizio, lo sosterrò, tutta la storia dei stipendi non pagati eccetera eccetera. Rispetto alle altre squadre in lotta, secondo me è stata quella più spremuta e lo sta pagando adesso, e sono il primo a cui dispiace questa cosa, anche se lo diciamo sempre queste cose, che i campionati rimangono regolari con certi problemi finanziari di certe squadre, di certe società. Cioè, speriamo finisca. Il Pisa non ci sarebbe dovuto neanche scrivere per. Beh sì, questo ne abbiamo parlato anche all'inizio stagione. Lyon, ma è come quest'anno un campionato molto equilibrato, no? Molto incerto, non c'è una formazione Materasso come negli altri anni, bene o male a due giornate alla fine, non dico che era tutto già scritto, ma perlomeno c'erano già due squadre in Lega Pro. Quest'anno sì, ci sono anche quest'anno per via anche delle penalizzazioni, però come diceva giustamente Nico, retrocedono due formazioni che comunque hanno mostrato un buon calcio, cioè Latina ha perso con la SPAL negli ultimi minuti, due o tre giornate fa, il Pisa io l'ho visto anche giocare pareggiare a Verona giocando un grandissimo secondo tempo. Il Latina vinceva, Caracciolo ha pareggiato al 94esimo a Brescia. Sì, sì. Appunto, comunque se andiamo ad analizzare la rosa del Latina, fondamentalmente avanti c'è Corvia, un giocatore che ha fatto 10 anni la Serie A. Andiamo anche ad analizzare... Comunque tutte le rose delle squadre che stanno alla fine c'è fondamentalmente un giocatore di spicco, anche le squadre che stanno comunque lottando per i play-out. Questo un po' dico perché col fatto che non c'è più la C2, i giocatori professionisti alla fine si raggruppa un po', no? Le formazioni sono un po' di meno e probabilmente le rose... Diciamo che con una categoria professionistica meno è chiaro che c'è stata una maggior concentrazione di giocatori di un certo livello tra A e B, e chiaramente la Lega Pro è diventata a questo punto una situazione, un mix di gioventù che può avere delle aspirazioni e di, tra virgolette, di vecchi volponi o di giocatori che ormai che stanno in una seconda fase, però il clou, il nocciolo, la sostanza di qualità ormai è tutta in A e B, e quindi giocatori importanti che hanno fatto A si trovano anche nelle squadre di B. Senti, cominciamo a parlare un po' di Ascoli Benevento, eri in tribuna, ti ho visto, quindi non puoi nasconderti. Sono sempre, sempre ogni partita. Allora, diciamo che la partita è stata veramente brutta per quanto riguarda ovviamente i colori bianconeri. Un Benevento che dopo 4 minuti è andato sotto di un uomo, espulsione diciamo onestamente molto dubbia, no? Con intervento se sul come pallone se, giocatore. Se come sempre dobbiamo essere sinceri e non tifosi, l'intervento era regolare. Cioè, il giocatore... Ti ha ricordato un po' quello di Acqua nel derby sì, con la Juve? Il giocatore ha bloccato la palla, obiettivamente, e poi voglio dire... È normale che su certi interventi c'è anche, voglio dire, lo scontro con l'avversario per motivi oggettivi, però il giocatore è entrato sulla palla, quindi secondo me non era da espulsione. Se non ri poi, no? È facile commentare, dire, fare, che qualcuno dice, beh, proprio quell'espulsione che ci ha penalizzato, Nascoli che predilige un gioco di ripartenze, di contropiede. Sicuramente le caratteristiche dell'Ascoli di quest'anno e se vogliamo anche quelle dello scorso anno, e se vogliamo anche quelle dei tempi di Petrone,
sono tutte squadre negli ultimi anni che abbiamo avuto ad Ascoli che non prediligono lo sviluppo del gioco, il predominio del gioco, il possesso palla, il pallino in mano, sono tutte squadre che hanno giocato sempre. Diciamo in parole povere che manca un palleggiatore, no? Ma questa è, questa è una cosa che si dice ormai da anni ad Ascoli, no? Sono anni che, ecco, si, ripeto... Si rifà il nome di Pedersoli, no? Come sì, ultimo... sì, da, e fu probabilmente l'ultimo play che abbiamo avuto in mezzo al campo. Però al di là di questo è una cosa che si dice da anni. Non è detto che una squadra abbia lo sviluppo del gioco di un certo tipo o abbia il predominio a centrocampo solo avendo un play o avendo un giocatore che chiaramente fa quel tipo di gioco. Secondo me è proprio una questione di attitudini e di equilibri. Queste squadre sono state costruite per giocare sugli spazi, per giocare sulle ripartenze, per giocare su un discorso più contropiedistico che altro. Non c'è stata mai la volontà dagli allenatori che abbiamo avuto e dalle rose fatte di avere realtà calcistiche che volessero tra virgolette fare anche spettacolo. Si è badato anche un po' Zoto sotto certi profili, ripeto, al di là del discorso Petrone che secondo me meriterebbe una puntata a parte, però voglio dire, per quanto riguarda invece Mangia, secondo me è stato molto intelligente a creare degli equilibri in base a quello che aveva, quindi gli riconosco una grande intelligenza tattica. E Aglietti è partito secondo me con questa idea di questo 4-3-3 che doveva essere un pochettino spumeggiante, poi non ha trovato mai gli equilibri e nei diversi errori che può aver commesso quest'anno, però gli va riconosciuto il merito di aver cambiato in corsa, di averli cercati. Forse l'errore più grande è stato quello che quando ha trovato questi equilibri, poi nel momento in cui gli è tornata la rosa a disposizione per sfruttare giocatori che aveva all'interno della rosa, ha ritolto gli equilibri che aveva trovato. Ecco. Ti riferisci soprattutto alle due punte, no? Beh, direi di sì, perché probabilmente questa squadra ha dimostrato che col modulo di prima che stava facendo i suoi risultati... No, anche perché come caratteristiche mi sembrano abbastanza simili, no? Sia Gacia che Favilli che prediligono ad avere un po' un reparto tutto per loro. Sì, perché tu hai detto che con l'uomo in meno probabilmente la partita era diventata più difficile per l'Ascoli. Se ci pensi, per le caratteristiche dei giocatori che aveva in campo non era così. Cioè, aveva, dovevamo essere avvantaggiati. Era una bravissima. Era una partita dove... Ce l'ho qui perché capisci. Perché è competente. Era una partita dove... Non so perché... E abbiamo pareggiato. Era una partita che con quel tipo di capace di punte che aveva, era una partita che chiaramente avremmo dovuto con l'uomo in più sfondare maggiormente per mettere più, però erano un pochettino due punte che erano molto ferme. Però per me erano marcati. Torniamo all'assenza di un play, perché se hai visto anche per tu la partita di domenica partiva da Agustin, da Mangoni a Dai e a Dai in posto. Però per la partita di domenica non serviva probabilmente un play, probabilmente per la partita di domenica serviva una velocità maggiore di trasmissione di palla. Che non puoi chiedere però a Dai, Nico. Sì, però non la puoi neanche cambiare con un giocatore solo in campo, cioè non è il play che ti dà la velocità a una squadra. Tutta la squadra è abituata e gioca con una velocità di trasmissione palla che la riesce a portare sia a una difficoltà da parte dell'avversario di organizzarsi e sia a creare la superiorità numerica nelle varie zone del campo. Anche la posizione di Cassata in un 4-4-2 è molto penalizzata rispetto a un 4-3-3. Ma Cassata credo che sia stato messo lì perché credo della Juventus questo ruolo l'aveva fatto e quindi probabilmente gli è stato data questa possibilità di rifarlo. Però tu lo vedi lì? Aggiungevo questo, però voglio dire, siccome a volte sono esperienze che vivo anch'io sulla mia pelle, a volte dei giocatori che vengono al settore giovanile dove la differenza della anche fisicità, Cassata è uno che ha un bel cambio di passo, una bella progressione, una bella corsa, dove a parità di età, a parità di confronto questa cosa diventa predominante e fa la differenza, poi quando si confronta nelle prime squadre probabilmente alcune cose vanno riviste, cioè oggi come oggi in quel ruolo in una Serie B fa fatica, cosa che invece va detto che ha fatto un grandissimo campionato da centrocampista. Straordinario, secondo me. Ma Sabato non è stato uno dei migliori. Ma non lo è stato lui come non è stata tutta la squadra, cioè vuol dire Sabato che non ha giocato, ho sentito più volte dire Cassato, cioè
Ha giocato male per una partita, la squadra, ma ripeto, era in difficoltà proprio di brillantezza, era in difficoltà di sviluppo e di velocità e fluidità della palla. Sicuramente, voglio dire, la parte mentale incide tanto, lo sappiamo tutti, e non è una stupidaggine. Tutti a volte lo dicono, però ti dico da addetto ai lavori, non è una frase fatta, è una frase reale. A volte la testa è quella che blocca maggiormente le gambe. E sicuramente la situazione ha creato una situazione di tensione, così come il fare la partita per una squadra dell'Ascoli che non è portata gli ha creato sicuramente ancora più difficoltà. Però va aggiunto anche, se mi permettete, il merito dell'avversario. Io ho visto un Benevento che masticava calcio, faceva calcio, giocava a calcio e ci ha messo in difficoltà con le sue giocate, con il suo possesso palla, con i movimenti tra le linee, con i movimenti oltre le linee, con giocatori che avevano anche quel guizzo in più che a noi domenica un pochettino è mancato. Quindi tanto di cappello anche all'avversario che abbiamo incontrato, che ci ha messo in difficoltà, e secondo me domenica avrebbe messo in difficoltà chiunque per come l'ho visto in campo. Sì. Abbiamo una squadra con diversi classe 97, no? Tu sei un 95, quindi due o tre anni fa, quando hai giocato anche tu nell'Ascoli, più o meno hai la stessa età degli attuali 97. Quando la posta in palio si fa pesante, quando giochi davanti a una curva così bella, uno stadio, un impatto così importante dove la piazza pretende, le gambe, il pallone si dice pesa tantissimo. Ma sicuramente il mister subentra anche la paura, e se subentra le adesso grandi... il campionato è finito, quindi cioè, anche poi puoi andare contro quello che dice il mister. No, anche se come subentra nei grandi, nei piccoli ancora di più. Perché comunque qualsiasi errore viene condannato, come magari a gennaio non viene data tutta questa importanza. E quando giochi queste partite qui, dove sai che hai un risultato solo, e comunque vedi che la partita, poi comunque sabato secondo me si era messa nel migliore dei modi, perché 11 contro 10, dopo 5 minuti devi vincere. Quindi ringraziamo l'arbitro. Ci ha cacciato Lopez. Sì, sì. Per come la vedo io devi vincere. Poi comunque che c'hai a dare, che non riesce a fare due passaggi, un pallone tra le linee, una palla sopra, dopo è dura. Eppure ho scoperto che Adda è stato l'uomo che ha fatto più passaggi in Ascoli Benevento, 72 sì, passaggi. Sì, l'ho detto prima, cioè partivano tutte da lui Alzoni, ma non dovevano partire da lui. Forse perché ho questa concezione che a calcio si gioca con i piedi e deve essere bravo tecnicamente. Poi puoi correre, puoi fare quello che vuoi, però non è molto preciso. Giusto mix che ha giocato partite straordinarie, no? Sicuramente, ma non è per dargli contro perché sia sua la colpa, per carità, ci mancherebbe. È perché manco un playmaker. Però ecco, la paura, comunque questi ragazzi c'è da dire che hanno fatto secondo me un campionato strepitoso, a partire da Orsolini, che comunque sappiamo tutti che adesso comunque va alla Juventus. Però aspettami Nico, al volo poi ti vedo. Ma guarda, giusto perché ci vuoi riaccendere un pochettino. No, lo conosci bene, hai le caratteristiche. Conosco bene perché sicuramente tutti parlano, ma nella vita esistono i fatti, e i fatti dicono che fa parte del settore giovanile che veniva gestito da Nico Stallone, cioè, questa è la storia, perché sennò dopo esistono le chiacchiere, ma nella vita fortunatamente esistono sempre i fatti alla fine danno sempre ragione e chiarezza a chi lavora e a chi si comporta bene. E Riccardo, come tanti altri ragazzi del nostro settore giovanile di quegli anni, aveva qualcosa in più. E non è un caso, ti dico, che già quando usciva fuori dai giovanissimi nazionali o faceva il primo anno di allievi, lo portavamo anche ogni tanto a fare qualche esercitazione con la primavera. Cioè stiamo parlando di differenze che a quell'età lì sono notevoli, perché aveva qualcosa in più come tanti altri ragazzi. Cioè noi abbiamo avuto la fortuna in questi anni di avere dei talenti locali, fortunatamente, ripeto la frase locali, che è una cosa che fa anche questa la differenza, che erano cercati un po' da tutte le squadre. Noi c'è stato un momento che avevamo circa 15-20 richieste da parte delle società professionistiche di Serie A su ragazzi del nostro settore giovanile. Poi dopo la società precedente ha fatto scelte diverse e non voleva muoverli, o in ogni caso ognuno fa quello che poi dopo le conseguenze vengono sempre pagate. Quando si sbaglia nella vita vengono sempre pagate. Però Riccardo Orsolini aveva qualcosa più degli altri e lo dimostra anche adesso. L'unica cosa che forse secondo me gli ha dato rispetto a
ad altri giovani quel quid in più che gli ha permesso, rispetto ai tanti talentini che avevamo, di fare qualcosa in più, è stata l'esplosione fisica. Cioè lui, rispetto ad altri ragazzi bravi, forti del nostro re, lui ha avuto questa esplosione, questo sviluppo fisico, soprattutto a livello di esplosività, sì, anche a livello muscolare, che gli ha permesso, basta secondo me ricordare che ogni tanto noi forse ci sfugge, ecco perché qualche anche sostituzione è stata contestata, che lui, oltre al guizzo, se vogliamo, dell'uomo contro uomo, del rientro, del tiro, del cambio di passo, è uno dei giocatori più importanti e più pericolosi in zona gol nel colpo di testa, e pur non essendo sì, ma questo perché si è reso tante volte, è una bella esplosività di campo. E poi diamo il microfono a Lyon, un'altra domanda proprio su di te la volevo fare, e cosa è mancato invece a Lyon? Ma Lyon ancora è giovane, 95, mai dire mai, mai dire mai, certo. A parte che appunto alcuni giocatori a volte possono uscire da una porta e possono entrarne da un'altra, quindi voglio dire, lui ancora ci deve credere, e sicuramente l'aspetto mentale è fondamentale. Lui è un giocatore che vive di grandi passioni e di grande emotività, e a volte l'emotività è un punto forte, però diventa il tuo punto forte, il tuo punto debolezza, perché chiaramente lo può creare degli scompensi nel momento in cui vive certe realtà con alti e bassi. Sicuramente è un giocatore che ha grandissime qualità, il destino ha voluto che è capitato nel momento sbagliato o nel posto giusto nel momento sbagliato, ma in questo ho avuto io il suo stesso destino, quindi siamo stati uguali. E però ecco, se lui crede in se stesso con una buona base di umiltà, sicuramente ha ancora la possibilità di dimostrare di essere il giocatore che era e che ancora è. Magari il prossimo anno. Eh sì, Lyon, nel frattempo, nell'attesa di tornare con Lyon Giovannini nel professionismo, hanno comprato un sosia, no? Bentivegna. Praticamente dicono che, vabbè, non so, te l'hanno detto mille volte, no, che ti somiglia moltissimo. Ho visto foto, c'ho amici che mi dicono a destra e a sinistra, io non l'avevo visto i primi 20 giorni che era arrivato. Poi comunque mi arrivò un messaggio di Mengoni con una foto con la mia vicino alla sua. E mi disse, va, ne abbiamo trovato un altro, va. Cosa ti rimproveri di quella stagione lì? Parli di quella di Petrone? Sì. Mi rimprovero forse che, sinceramente, a me stesso poco, ovvero ho cercato sempre di dare il massimo in tutti gli allenamenti e negli spezzoni di partita che facevo o quando giocavo titolare, poche volte è capitato. Però secondo me non... il mister aveva un'ottica diversa e forse le mie caratteristiche non erano adeguate al suo modo di giocare. Premettendo che davanti a me c'erano due giocatori, secondo me, qualitativamente importantissimi, che uno è Chiricò, che ha avuto la promozione col Foggia, e l'altro era Mustacchio. Quindi, vuoi non vuoi, era difficile. Però ne prendo atto perché comunque sono riuscito a capire tante cose che mi hanno fatto fare... perché il mister lo può dire tranquillamente, prima c'erano tante cose che non riuscivo a capire. Quando sono arrivato invece insieme ai grandi, fortunatamente qualcosa mi hanno fatto capire. E di sbagliato ti dico che forse questo fatto qui del carattere, che comunque io sono una persona che non si fa dire le cose due volte, se io c'ho ragione dico sempre la mia. E invece certe volte forse bisogna imparare ad abbassare la testa e accettare quello che ti dicono gli altri e con determinate persone non andarci allo scontro, perché forse è la cosa migliore. Beh, soprattutto con Nico eviterei lo scontro. No, vabbè, col mister è, oltre a quello calcistico, c'è un rapporto diverso. Però non che il mister durante gli allenamenti sono il primo a cui se sbaglia qualcosa rimprovera, quindi... Vabbè, anche perché siete quelli un po' più... nonostante la giovane età, però, no? L'esperienza con... Nel senso, ovviamente... io la penso, credo come la pensa il mister, che quando c'è quell'ora d'allenamento facciamo allenamento. Poi fuori andiamo a mangiare una pizza, facciamo quello che vuoi. Però durante, dentro il campo, lui è l'allenatore, io sono il giocatore, io rispetto lui, lui rispetta me. Allora, quando si va nella Serie D, diciamo, si rescindono tutti i contratti che avevate, no? Con le società professionistiche, c'è qualcosa ancora che ti lega all'Ascoli, una promessa? Ma una promessa no, perché io avevo fatto tutto con Lovato. Lovato purtroppo, secondo me, non un grandissimo intenditore di calcio, però era tutto fatto con lui.
giustamente i nuovi vari Giaretta, Cardinaletti non mi conoscono, quindi non possono esprimere giudizi o magari dire sì, sei pronto. Un giorno chissà, può essere tutto, però al momento non, io comunque sono tifoso dell'Ascoli, vado continuo a vedere l'Ascoli. E cosa manca all'Ascoli quest'anno secondo te? Secondo me cosa manca? Manca sicuramente, come hai detto tu, col modo di giocare di Aglietti, un playmaker che è importante. Vabbè, allora pensi come me, non come me. No, era diverso. Però... No, ma perché io vedo il calcio col playmaker o col trequartista, non vedo alternative, nel senso l'uomo che detta il passaggio, l'uomo che riesce a mettere... Forse doveva essere, secondo me, Gigi Giorgi quest'anno. E ci è mancato sfortunatamente per alcuni problemi fisici. E però secondo me qualitativamente è il giocatore più importante che ci abbiamo, nonostante che è, come dice il ministro, un giocatore locale che sente la partita sicuramente più degli altri, che è il capitano, trasporta comunque, brava, trasporta, ti dà la comunque carica. I ragazzini più piccoli, lui il condottiero, il trascinatore, quindi secondo me un po' ci è mancato lui, ma non per delle defezioni tecniche o tattiche, ma perché è stato il più delle volte sfortunato, infortunato. Volevo solo aggiungere che ci mancherebbe altro, per come vedo io il calcio, il play è l'ideale, cioè nel mio sviluppo di calcio, però dico che in una visione di una squadra non è fondamentale, cioè nel senso che si possono trovare le alternative, l'importante è avere sempre un giocatore di grandissima qualità che giochi in una situazione di centrocampo attacco, che sia, voglio dire, come dici tu, tra le linee più in fase offensiva, che sia tra le linee più in fase difensiva o che sia anche sull'esterno, perché voglio dire, ci sono squadre che hanno avuto giocatori di grandissima qualità sull'esterno, uno per tutti se vogliamo, Messi della situazione, cioè vuol dire, quindi l'importante è avere un giocatore di grande qualità che faccia parte dello sviluppo della squadra, poi il modo di farlo muovere all'interno della giocata, di farlo diventare importante, c'è, ad esempio, per dirti, anche noi purtroppo non abbiamo nel Monticelli attuale di quest'anno un play, però per esempio un giocatore esterno che si chiama Negro, che ha una qualità tale che ci permette in qualche modo di avere sempre quella qualità nel voler fare calcio. Tornando un attimo alla partita del Benevento, c'è stato nel secondo tempo l'ingresso appunto di Bentivegna, no? Molti dicevano beh, è il momento di Gatto, soprattutto dalla tribuna mi aspettavo un cambio diverso, un Favilli che boccheggiava, no? L'abbiamo visto un po' tutti, perché fisicamente stremato dalla nazionale, convocazione. Infatti è tornato dalla nazionale, se non ho letto male. E per riprovare, no, quel modulo con una punta, Cassata semmai dietro le punte, e invece ha lasciato un po' lo scacchiere così com'era, con Cassata sostituito e l'ingresso di Bentivegna. Ti aspettavi anche tu una mossa diversa? Ma diciamo che fino a quel momento eravamo stati poco pericolosi, quindi forse qualcosa poteva essere cambiato anche sotto il profilo tattico. Però è anche vero che ormai il Benevento iniziava anche così ad accusare un po' di fatica. Nel finale voglio dire, si vedeva che anche la loro linea di difesa, voglio dire, si sentiva un po' sotto pressione, quindi un po' tutti gli allenatori andando un pochino quella che può essere la lucidità fredda del momento, in quel momento cercano, se vogliamo così, di creare densità anche dentro l'area per la famosa palla sporca, che non è un caso l'Ascoli ha pareggiato su una palla sporca, su una palla sporca e su una deviazione anche il fatto che non ha schierato Almici. Lo chiede a Cristiano, guarda, il fatto di... Io non lo so, perché era la conferenza pre-gara, non avevamo avuto segnali dagli Etti che avesse avuto qualche problema fisico, questo il venerdì. Però ha dichiarato poi che lo avevo visto bene in settimana. Probabilmente, ecco, forse è stata una scelta dettata dal momento, forse da precisa, chiara decisione di cambiare forse su quella fascia. Io però tra è vero due, che il calcio tra due preferisco Almici piuttosto che però, quello vabbè, no, sono d'accordo. L'idea mia, scusa Mario, l'idea mia è che sia Mignanelli che Almici erano diffidati. Mignanelli ha beccato il giallo e non giocherà la partita contro il Bari, e contro il Benevento ci si poteva aspettare una partita da tanti falli.
Secondo me alla fine dei conti questo è può essere stato uno dei fattori che ha fatto decidere Aglietti per questo cambio. Bari verrà rimodulata la fascia. Rigiocherà Mogos con Almici spostato sulla sinistra, secondo me. L'ultima volta che gioca a sinistra Almici andò in grossa difficoltà, adesso non ricordo la partita in casa, se non ricordo male, ma non è il suo si adatta a una situazione. Decisivo è stato quello che ha fatto un po' Landi, no, Lyon, nel prendere Cisba, portarlo fuori, ha un po' riacceso l'entusiasmo del pubblico, ha scatenato quella piccola rissa. Benevento in 9 è stata una scintilla. Diciamo che l'anni è 3 anni che sta qui comunque, e vuoi non vuoi, anche senza la fascia di capitano, secondo me si sente un leader, è amato da tutti i tifosi, da tutte le persone, dalla società, infatti ha rinnovato e quindi lui sente proprio questa maglia qui, e secondo me lui non si aspettava, a mio parere, di arrivare a questo punto con queste difficoltà. Secondo me pensava di essere già salvo, quindi subentra il nervosismo, è dura, è lui come portiere fondamentalmente, nonostante che fa le sue parate e tutto quanto, non riesce a dare quel grandissimo apporto che magari può dare una punta o un centrocampista. Quindi vuoi non vuoi è dura. Il gesto che ha fatto sabato fa capire che comunque la squadra è viva, la squadra vuole la salvezza e con l'aiuto dei tifosi può raggiungere questo obiettivo. Ma loro ci devono mettere tanto del loro, secondo me. Tanto carattere. Dico, la squadra è viva. Voglio, scusa, invece dire una cosa su questo particolare di Lanni, che ce l'ho così un pochettino, è qualche giorno che c'ho dentro di me facendo un'analisi un po' di tutti i campionati, da là fino al mondo dilettanti. Secondo me il problema del razzismo ha creato quasi una situazione opposta, questo lo dico proprio con un pizzico di dispiacere, cioè nel senso che i ragazzi, voglio dire, di colore che giocano a calcio, invece di, tra virgolette, rendersi conto anche di una situazione agiata che hanno rispetto ad altre persone che purtroppo hanno avuto in passato per questi motivi tante problematiche, tante negatività, tante pressioni che, voglio dire, non meritavano, siamo arrivati quasi all'opposto. Cioè oggi io li vedo un po' in tutte le categorie che sono sempre più nervosi, quelli che non gli puoi dire una parola, quelli che reagiscono per primo, quelli che non ci stanno, sembra quasi che non riescono a gestire le emozioni, diciamo. Sicuramente è un po' darsi che sia un fatto caratteriale anche di natura, sicuramente, visto c'è. Però se voi un pochettino se voi però da oggi in poi a questa cosa che io vi ho detto ci fate un pochino caso, hanno tutti sempre delle reazioni, sono un po' indisciplinati, molto propositate, molto forti. Anche di perdita di tempo era un momento importante, sì, però, però al di là della perdita di tempo, se tu ci hai fatto caso aveva già litigato 10 minuti prima, sì, in l'aria maniera fatto bene, detto, Marco, però non stiamo parlando del litigio semplice, parliamo a volte di litigi molto plateali, anche per delle stupidaggini, e se fate caso c'è stato anche il caso Montari, Serie A, Coppa, sono sempre tutti molto, io ripeto, credo che ci sia ormai un rispetto notevole, sono stati fatti passi da gigante, sì. E secondo me anche loro dovrebbero non approfittare, se vogliamo, di questa situazione. Essere un po' più morbidi. Sì, perché voglio dire, qualcuno, a noi ci capitò proprio nell'anno della primavera, lo racconto come un aneddoto veloce, giocammo contro la Regina a Reggio Calabria e c'erano un paio di ragazzi di colore e permettetemi, erano tra i più stronzi di questo. E voglio dire, approfittavano proprio del fatto che ti portavano a una tensione massima in maniera tale che tu potevi poi nei loro confronti passartene, e come sapete pesa due volte. Già ne approfittavano. Se tu dici una brutta parola, se lo dici a loro sembra che sono immuni. Ecco, ti dico, ci vuole un po' più equilibrio anche da parte loro in questo momento. Ripeto, rispettando che chiaramente siamo tutti contro il razzismo, cioè anche adesso sono fatti passi a giganti, siamo tutti a favore, però come tutte le cose dopo non passiamo. Ma diciamo che l'episodio di Cisba ci sta, no? L'avremmo fatto anche noi, perdita di tempo a terra, quello che non sì, era un momento molto caldo, diciamo, ha gettato benzina sul fuoco, sotto la curva, momento, però ti sei rialzato in un centesimo secondo sulla reazione. La reazione, a quel punto se ti fa la sceneggiata, fa alla fine, cioè resta a terra. Esatto, è stato, infatti Baroni si è arrabbiato molto proprio col suo gioco. Baroni si è arrabbiato perché
perché se la reazione la vogliamo dire tutta, al di là dell'episodio del gol dell'Ascoli che è stato casuale, accidentale, fortunato, però voglio dire, secondo me il giocatore ha sulla coscienza il pareggio della squadra, sì, la sì, colpa è sua. C'era il cambio poi. Infatti. Allora, siamo arrivati alla penultima giornata di campionato. E questa partita che si gioca di domenica. I pro e i contro. I pro e i contro. Il vantaggio è quello, si dice, che sappiamo tutti i risultati. Il Bari potrebbe arrivare a questo scontro già fuori dai playoff, in virtù anche dello scontro diretto messo peggio con lo Spezia. I contro, quelli di andare a giocare con una formazione che non deve dire più nulla al campionato, forse mentalmente scarichi pensando che, no, sai, per l'ultima giornata, dai, mo ce lo fanno fare il gol. Come si prepara una partita? Hai riassunto tutte e due le parti tue in queste due frasi, cioè nel senso ci sono i pro e i contro. Perché in ogni caso è vero che se il Bari non dovesse avere più motivazioni, la motivazione lo diciamo tutti, ma lo diciamo anche noi addetti ai lavori, è vero che chi ha più motivazione ha qualcosa in più, ci mancherebbe altro, lo insegna la vita ogni giorno che usciamo, che andiamo a fare la nostra vita. Dall'altra però è anche vero il contrario, che te lo dico perché è capitato nelle ultime partite che abbiamo giocato, che quando una squadra non ha più niente da perdere gioca con una tranquillità tale che probabilmente può essere più pericolosa. E il terzo passaggio è quello che hai detto tu di questi risultati nelle ultime partite dove tutti hanno fatto il loro dovere. Quindi è il quarto, se vogliamo, che se il Bari non dovesse raggiungere il suo risultato, in ogni caso è stata una stagione fallimentare perché ha uno squadrone, ha speso un casino di soldi, aveva preso un allenatore che in B aveva fatto sempre bene, in ogni caso allenati in A, e quindi voglio dire, parliamo di giocatori che fanno questo per mestiere e devono dimostrare quello che valgono e quindi si devono confermare i loro contratti o meno, quindi non si possono permettere di fare una partita da 5 piuttosto che da 4, devono lasciare sempre un bel ricordo per la conferma. Quinto, quindi, aggiungiamoci anche Colantuono, no? Abita a San Benedetto. Sì, vabbè, questo forse gli darei meno importanza in questo caso, credo che lui sia più interessato, ripeto, alla sua parte economica, contrattuale, a fare bella figura, piuttosto che altri tipi di rivalità che credo non esistano in questo caso individualmente, chiaramente. E quindi, come dici tu, come la metti male, nel senso che per un motivo o per un altro ci sono sempre motivazioni da parte di là. Come diceva prima Lyon, è il contrario, è dalla parte di qua, cioè tu non devi vivere in funzione dell'avversario, che fa, che non fa, perché se gioca troppo tranquillo poi si gioca meglio, se gioca ancora con motivazioni però potrebbe avere anche tensione per la motivazione, abbiamo detto prima. Tu devi giocare sulle tue forze, è ora che tu giochi sulle tue forze. Si deve concentrare. Ne abbiamo secondo te ancora di forze. Tu devi fare la tua partita. Ne abbiamo ancora di forze o tutto dipende dalla testa? Ma guarda, l'Ascoli negli ultimi tempi ha fatto a volte delle prestazioni positive e delle prestazioni negative. Ha avuto momenti tipo quelli di domenica che faceva una grande difficoltà, o anche, voglio dire, se vogliamo, a Latina al primo tempo, però ha avuto altre partite, voglio dire, come l'Avellino, o in altre situazioni dove ha dimostrato di essere viva, di essere anche forte, Perugia, di essere capace, Perugia stesso, bravissimo. Quindi voglio dire, è una squadra che sicuramente in questo momento non ha equilibrio, sicuramente è una squadra che lo ha perso, lo aveva e lo ha perso, sicuramente è una squadra che ha delle tensioni, che poi c'è chi le monta, chi le parla, chi le dice, chi le monta e poi le rimonta, tutto buono, però qualcosa sicuramente non è lineare. Però credo che in questi momenti, permettetemi, perché ne sentite tante, l'allenatore vogliono far fuori, cioè siamo a due giornate da fine, cioè ancora se gente parla, spogliatoio, uno spogliatoio, cioè stiamo in una situazione tale in cui non conta più niente, cioè le chiacchiere, le virgole, lo spogliatoio, contano i fatti. In questo momento credo che tutti possano essere concentrati nel bene o nel male, nelle tensioni o non tensioni, nei equilibri o equilibri, a dover fare la partita, appunto. E credo che ci siano le possibilità di farlo. Si deve rinchiudere, un bel ritiro. Senza donne. No. Ma secondo me ci sono. Senza giornalisti. Io sono molto fiducioso. Secondo me sono è da ritiro, come diceva, suggerisce Martina. Ma guarda, a volte il ritiro, anche qui riandiamo sulla storia di prima, cioè già le partite. Questa è una partita che ha già talmente tanto di suo che non quindi occorre ritiro caricarlo pesa. Ancora, cioè vuol dire, a volte il ritiro può essere controproducente quando c'è una situazione che forse bisogna far concentrare i giocatori, bisogna farli stare una. Oggi c'è talmente tanto carico intorno che quindi non occorre caricarlo ancora di più. Io credo, ripeto, però permettetemi, fatemelo dire, che sono fiducioso e sono convinto che andrà tutto bene. Matteo, Cristiano, nella speranza una vittoria potrebbe anche, no, rendere
quasi inutile l'ultima partita di campionato con la Ternana, no? Bisognerà vedere ovviamente gli altri risultati, altrimenti arriveremo a giocarci. Sì, no, si spera ovviamente nella vittoria. Io l'ultima giornata con la Ternana, io come tanti altri, si giocherà di giovedì, avremo un giorno in meno di recupero, con un giorno in meno di recupero. E soprattutto una Ternana che sotto sotto nelle ultime giornate sta pompando, secondo me, anche la vittoria a Vicenza, la partita tra Vicenza e Ternana, guardandola mi è apparso sempre l'opposto di quello che diceva e ha sempre detto e predicato agli Etti in queste ultime settimane, no? Non perdiamo, no? Pensiamo a non perdere e giochiamo la partita. Vicenza e Ternana è stato tutto l'opposto, due squadre che si sono affrontate, la Ternana che ha attaccato il Vicenza anche esponendosi, seppur Vicenza stando sopra in classifica, e quindi obiettivamente pareggiare contro la Ternana significherebbe arrivare a due giornate alla fine comunque sopra la Ternana, e quindi in zona playout ha giocato alla morte, e la Ternana ha avuto tre o quattro contropiedi interessanti, uno sfruttato da Falletti col gol vittoria. Insomma, se poi arrivi all'ultima giornata che te la devi ancora giocare contro una squadra che secondo me è in forma, perché la Ternana secondo me in questo momento è in forma, è l'unica vera squadra, per quanto le altre possano onorare il campionato, è l'unica squadra che ha la voglia del recupero in questo momento, anche più del Trapani, che questa voglia ce l'ha da inizio gennaio. Quindi io in questo momento ho tanta tanta paura della Ternana, sperando di prendere tre punti a Bari, cosa comunque molto complicata perché rientrerà Flores che stava tanto fuori, perso Sabelli per infortunio, Sabelli che si è operato oggi, ha perso per infortunio, non ci sarà Brienza, non ci sarà Fedele, non ci sarà Martigno, diverse assenze hanno loro, però c'è da dire che il Bari quest'anno ha impiegato 36 giocatori, cioè tre squadre sono 36 giocatori, cioè tra Stellone e Colantuono hanno impiegato 36 giocatori, comunque hanno grandi giocatori, tra cui secondo me Galano, uno dei migliori della Serie B, che tutto sta nel punto di domanda, cioè nel Bari, nel senso che ogni settimana io mi chiedo, accendendo la partita del Bari, oggi sarà un Bari che vincerà 3-0, sarà un Bari che perderà, perché le sconfitte a Trapani, contro la Provercelli, persero una partita contro la Provercelli pazzesca. Secondo me è difficilissimo fare pronostici in questo girone di ritorno quando gioca il Bari. No, sì, la Ternana ha avuto, insomma, ha fatto anche un mercato importante a gennaio, ha preso giocatori come Sissoko, Ledesma, insomma, mica, non sono gli ultimi arrivati, ha avuto poi il cambio panchina con Liverani che si è rivelato fondamentale. Infatti sono d'accordo con Matteo, tra tutte le squadre forse quella più che sta lottando per la salvezza, forse quella che merita più di centrare l'obiettivo, perché insomma ci sta credendo molto. No, è appunto come mi medesimo come tutti quanti, non vorrei che come l'anno scorso arriviamo sempre all'ultima giornata con l'acqua alla gola, dicendo dobbiamo vincere, tutto, insomma, sempre viene caricato in maniera eccessiva. L'anno scorso è andata bene, quest'anno io speravo che il campionato avesse avuto un esito diverso precedentemente, cioè l'Ascoli avesse guadagnato la salvezza già da tempo, perché ci ricordiamo gli 11 risultati consecutivi, quello fu una linfa positiva per tutto l'ambiente, sarebbe dovuto avere dovuto continuità, sarebbe dovuto essere un risultato che produceva continuità e magari anche ambire qualcosa più che la salvezza. Lo scorso fu una questione diversa, quest'anno tutti speravano in un risultato già acquisito. Forse perché nella parte di campionato ci siamo un po' adagiati sugli allori in chiusura della prima parte. Sì, beh, tanti risultati utili consecutivi, 10 se non ricordo male. 11 probabilmente. Si pensava già ai playoff. Qualche errore è stato sicuramente commesso, questo è innegabile. Per Bari ti aspetti le due punte, Nico, o una punta sola? Ma sai, no, non riesco a fare una previsione, perché poi tra l'altro su quale base la faccio? Cioè, l'allenatore prepara lui la partita, vede lui gli allenamenti, vede i giocatori come stanno, prepara anche in funzione della squadra avversaria, avrà studiato bene il Bari, le sue caratteristiche, quindi sicuramente lui può permettersi di avere più soluzioni, ecco, allo stato attuale. Tutto da Nico, tu Matteo? No, una cosa da dire è che Favilli, come sappiamo, è rientrato dal ritiro della nazionale Under 20 per il problema alla caviglia,
che lo attanaglia dalla partita contro la Pro Vercelli, se non sbaglio, quindi tanti mesi fa, si è acutizzato dopo la vittoria contro l'Avellino, è tornato e nelle ultime due gare ha giocato innervosito, forse anche per questo motivo, e forse non servirebbe mettere una panchina adesso ad un giocatore a due giornate alla fine, però se si tiene un giocatore a certe condizioni anche mentali, e mister mi insegna, può essere anche molto controproducente, visto poi che abbiamo visto che il trequartista dietro alla punta ha funzionato nel corso di quei 11 risultati utili. Allora, nella speranza ovviamente di cogliere un risultato più che positivo al San Nicolà, cominciamo a parlare un po' del Monticelli, no? Finalmente, dice Matteo, dice una stagione intera che lo seguo, finalmente ne posso parlare con i nostri due ospiti, il tecnico del Monticelli, Nico Stallone, e l'attaccante Leon Giovannini. Allora, Matteo, presentaci un po' questa stagione che è stata straordinaria, sogno due playoff. Due anni fantastici. Sì, due anni sicuramente positivi, sogno playoff svanito all'ultima giornata, ma non era solo legato a... Scusate, ma sono tre anni. Tre anni. Terza, partita. Sì, perché c'è chi guardava i playoff a Solestà, no? Con sempre Mauro Sosi però che giocava, e sono dei bei ricordi. No, se la stagione scorsa è stata storica, questa è stata storicamente straordinaria, dico io, perché si sono toccati, ogni anno sembra che questo Monticelli tocchi gradini sempre più alti, no? Io quest'anno, anche l'anno scorso, sono onesto, quest'anno mi sono divertito tantissimo, e ieri sera ho detto al mister che sono stato anche onorato di seguire la squadra per questa stagione, e devo dire che rispetto all'anno scorso la squadra ha vissuto meno di individualità, poi me ne darà conferma o meno il mister. L'anno scorso con Petrucci, con Galli davanti, con Margarita, quando c'era un momento di difficoltà ci si affidava con le stesse comunque basi tattiche che ha quest'anno il Monticelli, che contraddistingue il mister, ci si affidava alla giocata del singolo. Quest'anno anche, però ho visto un gruppo più unito lo è sempre stato anche l'anno scorso, a mio avviso, però diciamo che quando arrivano i risultati il gruppo è sempre unito, Nico. Sì. Nico ride, ma in questo siamo fortunati che, come ripeto, veniamo da anni di risultati, quindi sicuramente questo aiuta, però se posso permettermi, ultimamente qualcuno ogni tanto mi lancia dei complimenti, ultimamente va di moda ogni tanto fare qualche complimento a Stallone allenatore, e chiaramente lo ringrazio, ci mancherebbe altro. Una domanda a proposito di Stallone allenatore. E sicuramente lo ringrazio perché fa sempre piacere, voglio dire, nessuno deve fare il falso modesto, è realtà, fa piacere. Se non so se sono un bravo allenatore o se non lo sono, se sono competente, non lo sono, se preparo bene i giocatori, la partita e quant'altro. Una cosa però la posso dire sicuramente senza presunzione e senza falsa modestia. Le mie squadre, solitamente, nelle mie squadre si respira un buon spogliatoio, si crea un buon gruppo, e sicuramente in questo, voglio dire, qualche merito ce l'ho. Beh, rispecchia anche il carattere un po'. Sicuramente. Sicuramente riesco a creare, come diceva prima Leon, un mix del momento in cui si lavora per lavorare, e un mix in cui è giusto che il gruppo stia bene, faccia gruppo, si diverta, e alla fine parliamo di ragazzi giovani. Non so se andavi a concludere, Matteo, con... Sì, no, concludevo con l'altro aspetto importante, mi ha anticipato lui, che è... Non lo so se tu hai provato mai, Mario, ad avvicinarti al velodromo i pomeriggi, che ci sono prima 300 bambini che giocano, e chiunque che beve comunque, perché c'è anche questo, e poi c'è l'allenamento della prima squadra. Questo secondo me anche, te lo chiedo, mister, influenza, perché è bellissimo, no? Uno scambio reciproco di stare bene, no? Che io dico sempre, vado a vedere anche per lavoro gli allenamenti dell'Ascoli e sto dietro una rete così a fissare, con la paura di dire quella cosa a quel giocatore, perché per carità di Dio ti caccia, non ti ci fanno andare più. Poi io il martedì il mister lo sa, vengo lì tranquillo, chiacchieriamo con gli addetti, entriamo in mezzo. Fai anche una birra con Leon. Una birra, ma certo, ma lui lo può, ma lui non può. Secondo me l'ambiente, al di là dei mille problemi, che se poi casomai dirà il mister, no, i problemi arbitrali che secondo me non hanno ripareggiato quest'anno i torti con le cose buone che ci sono state, il campo, il fatto di giocare sempre fuori, secondo me non viene pareggiato tanto dalla classifica quanto dal bell'ambiente che c'è, e questa è una cosa mia. Allora, mi raccomando, la domanda di riserva sulla Nicolò Stallone di allenatore, okay, te la faccio alla fine, se la tengo dopo. Leon, hai cominciato a Civitanova, poi lì un po' di problemi ci sono stati, squadra che tra l'altro è retrocessa, e come sei arrivato al Monticelli, qual è stata
Sono arrivato a Monticelli. Chi ti ci ha portato? Non perché sta qua, il mister era da quest'estate che comunque mi ha detto una frase che mi ha lasciato, mi disse: per te sai che le porte sono sempre aperte. E vuoi non vuoi, comunque, dopo la difficoltà che c'era stata, volevo avvicinarmi un po' a casa, mia mamma, mio fratello, poi comunque c'era il mister che sapevo che dove posso contarci su qualsiasi cosa, ho fatto questa scelta qui. Comunque anche parlando con il presidente, Francesco Castelli, che comunque, anche se spesso è dietro, però fa un lavoro eccezionale, ho fatto questa scelta qui e penso che è stata la migliore quest'anno. Ti sei trovato bene? Benissimo. Quanti gol hai recuperato? 4. 4. Ho studiato. Sì, perché comunque mentalmente a Civitanova avevo perso, come poi è difficile, come te lo posso spiegare. Comunque io facevo tutti i giorni avanti e dietro col treno, era un dispendio di energie, oltre che economiche, fisiche, troppo grande. E quindi ho fatto questa scelta. Secondo me è stata la migliore perché ho vissuto 5 mesi fantastici, perché veramente siamo arrivati a proprio un passo da quello che poteva essere un sogno per tutti alla fine del girone d'andata. E mi ricordo una frase del mister quando mi disse che i punti che erano riusciti a ottenere nel girone d'andata era perché lui era riuscito a ottenere il 100% da ognuno di noi. E mi ci metto anch'io, perché comunque è riuscito a tirare il 100% fuori anche a me. Ed hai avuto la tua rivincita dopo Civitanova. E quindi sì, diciamo di sì. Diciamo di sì, perché comunque il mister riesce a far stare bene tutti, ma non è, diciamo, perché lui con qualsiasi cosa riesce a farci stare bene, comunque gli allenamenti, qualsiasi cosa, mister oggi è un po' così, vai, facciamo una partitina, via, riesce comunque a farti stare bene, e in un gruppo è importante, prima perché dopo Matelica c'era quella paura che forse pure quest'anno ci tocca rifare i playout, dobbiamo lottare fino all'ultima giornata. E invece la vittoria a Pesaro, secondo me, ci ha dato quell'input. Anzi, ti dico, forse il pareggio con l'Agnonese al 95esimo ci ha dato l'input di dire: ma perché non ci proviamo veramente? E siamo andati a Pesaro, dove tutti potevano prenderci per matti, contro, secondo me, la squadra che ha giocato il miglior calcio del campionato, andandoli a prendere alti e tutto. E invece, secondo me, abbiamo fatto la partita più bella del campionato. Nico parlava prima di tanti ex Ascoli, no? Mi vengono in mente Mauro Iachini, preparatore atletico, Iotti a centrocampo, e poi ritrovato anche vecchi compagni. Sì, i ragazzi li conoscevo tutti. Mi mancava qualcuno, come anche Iannascoli, comunque avevamo giocato contro in primavera, lui stava a Pescara, quindi vuoi o non vuoi, giocando contro. Non conoscevo solamente Terrenzio, quel ragazzo spettacolare, forte soprattutto come giocatore. E grande pescatore, grande pescatore. E però siamo stati veramente bene, perché come dice il mister è una famiglia e cerchiamo di crearla proprio questa famiglia, perché poi se non stai bene dentro lo spogliatoio anche la domenica è dura. Dico, squadra giovane, cioè, prima della tua domanda però voglio fare un piccolo assist io a Lione. Non ero perché... pronto per la domanda. No, volevo fare un assist a Lione perché lo metto sempre in condizioni di far gol, che gli dissi, non solo per te le porte sono sempre aperte, gli dissi: sono l'unico allenatore con il quale poi fa sempre 20 gol, e ti dico che se lui avesse fatto tutti i gol delle palle gol che si è creato, perché se li crea con i suoi movimenti, con la sua bravura, avrebbe fatto 20 gol. Quindi se ne mangiavi tanti. No, non era per dire questo, è per dire che in ogni caso lo abbiamo messo nelle condizioni di farli, e lui è bravo a trovarci, perché bisogna saperli fare dei movimenti per arrivarci. Sempre esterno lo utilizzi? Sempre come punta esterna, anche se diciamo la punta esterna, come abbiamo parlato prima quando abbiamo parlato di Chirico e Muftacchio, che erano i suoi alter ego, che erano proprio uomini di fascia, secondo me rispetto a lui è più bravo anche a venire tra le linee e andare alle spalle delle linee, quindi vuol dire rispetto a loro ha un completamento di lavoro che, oltre a poter fare il lavoro di fascia, può fare anche queste altre due cose che lo completano più come attaccante. Tipo numero 10. Vabbè, diciamo che in ogni caso oggi come oggi è una punta esterna che sicuramente fa in modo migliore, però lo può fare in modo più completo rispetto alla classica punta esterna solo di corsia o di binario, se vogliamo. Non parlando dei presenti, c'è qualcuno pronto per i professionisti in questa squadra, secondo te? Ma guarda, se professionisti, sai, se parliamo di Lega Pro
sicuramente ce ne sono diversi, se parliamo di Lega Pro, anche perché siamo andati così vicini alle finali playoff per andare alla Lega Pro, quindi vuol dire che qualche qualità c'è, qualche valore c'è. E abbiamo qualche ragazzo interessante che secondo me può far bene, abbiamo qualche giovane che ha ancora qualche chance da giocarsi e qualcuno che, ripeto, sta ritrovando la vera capacità del suo valore, tra cui Leone, tra cui Iotti, tra cui Bracciatelli, sono dei ragazzi. Quest'anno abbiamo fatto esordire un ragazzo di 17 anni, Aloisi, il figlio di Antonio, altri giocatori di prospettiva che secondo me hanno qualcosa per fare. Poi ci sono altri che invece sono ancora in via di completamento, tipo un Ciabuffi che ha delle grandi potenzialità, voglio dire, ragazzi Ascolani, Pier Antozzi che ha fatto un ottimo campionato, questi sono tutti ragazzi ex Ascoli, un Gesuè che ha delle potenzialità enormi, che però sono giocatori che ancora, se vogliamo, non hanno raggiunto la maturità per fare il salto, però hanno la potenzialità per farlo. Quindi le potenzialità ci sono, però ancora bisogna lavorarci per poter dargli delle prospettive. Poi chiudiamo con te con un paio di domande, volevo tornare da Lyon. C'è effettivamente questo divario enorme, tu hai fatto la Lega Pro, hai fatto la Serie D, tra le due categorie, cioè la differenza si nota, è netta? Sicuramente sì, c'è, non è così abnorme come dicono tutti, però c'è un po' di divario, perché comunque secondo me questa io sono stato under, l'anno scorso ero under, questa regola degli under un po' penalizza le squadre, perché comunque noi le ultime due partite siamo trovati in difficoltà. Mi metto nei panni del mister, ma non mi ci metto, nel senso che è stato difficile comunque anche fare la formazione, perché devi stare attento al 97, devi stare attento al cambio al 98, del 99. Sono dei limiti. È un limite grande. Questa l'anno scorso che ci fu... Voleva evitarlo, ha guardato qualcosa, dai che non lo dice, dai che non lo dice. Non lo vedo in Monticelli, ma qualche volta. No, ma soprattutto perché adesso comunque con l'Associazione Italiana Calciatori si stanno facendo delle petizioni comunque per togliere questa regola, ovvero non toglierla del tutto, ma far diventare 3-2 i giovani, perché comunque quando finisce questa regola dei giovani il 70-80% non giocano più. Quindi per come la pensano tante persone, per come la penso io, se sei bravo tanto giochi a calcio, vuoi non vuoi è così, e alla fine se tu riesci a trovare questo equilibrio tra i giovani e i grandi, quando c'è i giovani bravi e i grandi bravi vinci il campionato. Vedi la Fermana, che a mio parere non era la più forte del campionato. Il Matelica, no? Si diceva sulla carta. Il Matelica, parlavamo, come dicevamo prima, di tutti quei giocatori forti. Una squadra Lega Pro. In una squadra che fanno fatica, perché tutti come il Verona, tutti vogliono giocare. Non trovano spazio magari. Non riesce a trovare gli spazi giusti e a metterli nelle condizioni possibili per arrivare a quel determinato obiettivo. Però adesso speriamo che questa regola, io ero under l'anno scorso e per me era un vantaggio, però come la penso ho detto, se sei bravo giochi a calcio. Comunque diciamo che quella degli under è una delle più grandi differenze tra Lega Pro e Serie D, averne 4 in campo è tanto. Poi oggi molti ne giocano con il portiere, noi ad esempio che non giocavamo col portiere under avevamo 4 giocatori su 10 in campo, quindi capisci che chiaramente la situazione diventa particolare, non tanto anche sulla singola partita ma nell'arco di un campionato, tra infortuni, squalifiche e quant'altro, immagina che situazione hai, quindi secondo me è questa la grande differenza rispetto alla tua domanda perché il Matelica se lo prendevi per 7-8-11 era una squadra di Lega Pro. Siete un po' la mazza grande, no? L'anno scorso la Samba. Questa... Ci piace, ci piace, ci piace. Siamo gente che troviamo la motivazione, lo stimolo dalla partita. Guarda, devo essere sincero, ma lo dico con molta serenità, perché bisogna nella vita anche vivere le cose sia con equilibrio, e bisogna saper vincere, ma bisogna anche saper perdere. A parte la partita di ieri, steccata totalmente, la prima volta, se posso essere sincero, forse la prima volta in 3 anni della mia vita che stecchiamo una partita importante. Questa è una squadra che nel suo DNA le partite importanti le ha sempre fatte tutte, sempre bene, sia come testa, sia come attenzione, sia come preparazione alla partita, sia come equilibrio, sia come bellezza. Noi abbiamo delle pagine storiche che resteranno sempre indelebili, perché siamo così. Ci piace, la partita è quella che c'ha qualcosa in più, ci piace. Il prossimo anno Lyon rimarrà qui? Parliamo già di mercato. Io mi piace il calcio mercato. Non lo so, non lo so. Comunque sono stato benissimo. A parole di addio già queste. Non lo so, sono stato benissimo. No, vabbè,
Io credo che comunque anche il mister voglia il meglio per me, quindi verso i professionisti. Se comunque, ecco, se dovesse arrivare una chiamata dei professionisti, ma credo che anche il mister comunque mi dica vai. Però se non dovesse arrivare, o comunque adesso non so se sapete se verrà rifatto lo stadio, quindi ci sono dei progetti enormi in corso, e secondo me la società sta facendo dei grandi investimenti, quindi l'anno prossimo con qualche innesto, qualche cosa di più, potrebbe essere fatta una grande cosa. Quindi assolutamente prima ridevamo, non è un addio, perché comunque sto a casa, voi non vuoi, sto a 5 minuti, quindi sto benissimo. Per il resto ho detto, la società è una società fantastica e tanti ragazzi, prima sembrava quasi che non ci voleva andare nessuno a Monticelli, adesso tutti vogliono andare a Monticelli. Nico, quindi, si parla, Lyon è un'officina che rigenera giocatori, no, diciamo che il Lyon degli ultimi due mesi, devo essere sincero, anzi proprio la metto così tra parentesi, il Lyon degli ultimi due mesi è un giocatore della Lega Pro. Perfetto, poi... E concludo con al di là dei gol, al di là dei gol, non contano nella vita. Quanto sempre è stato difficile quest'anno praticamente non giocare mai a casa, no? A lui. Ma sai, tra l'altro non è né mai a casa, e poi quando ci siamo stabilizzati in una realtà che ringraziamo ancora per l'ospitalità, che è Monte San Giusto, che però sta a 80-90 km da Ascoli, quindi addirittura siccome parliamo di un campionato che tocca la regione delle Marche e quant'altro, noi ci siamo trovati che praticamente era veramente fuori casa, giocavamo delle partite in casa dove la squadra avversaria era più vicina di rispetto alla distanza del pullman che facevamo noi, e quindi con tifoserie e quant'altro, chiaramente anche qui si era creato, diciamo, un piccolo interesse. Sicuramente il Monticelli è seguito da tutta Ascoli, io dove cammino e dove mi muovo trovo un interesse enorme, di questo ringrazio tutti. Sì, no, c'è simpatia sicuramente. La no? cosa che manca è che questo interesse non è poi seguito dal seguire la partita. Però non si sa fino a che punto il fatto di non aver avuto continuità può aver inciso in questo, perché quando noi venivamo dai playoff dell'eccellenza, a quei tempi eravamo arrivati a fare un migliaio di persone, certo, che per un campionato in ogni caso di D e per un altro numero di Gelli è un numero importante. Poi non averlo più fatto sicuramente ha inciso al punto tale che ci siamo creati una mentalità che noi un po' rispecchia la mia mentalità, e giochiamo sempre per vincere dentro e fuori. Stavolta il dentro e fuori esisteva ancora di più, eravamo costretti. Paladroni, personaggio comunque ambizioso, no? Sta cercando nuovi soci, questa idea che dovrebbe un po' concretizzarsi del nuovo stadio, no? Il velodromo ristrutturato, che dovrebbe diventare poi il campo di gioco delle gare del Monticelli. Punto di partenza di questo nuovo velodromo, secondo te, il prossimo campionato o è troppo presto? No, diciamo che il punto di partenza è il prossimo campionato, soprattutto per quello che riguarda il rifacimento del campo, del manto erboso, che permetterebbe quindi... ad oggi non è regolamentare. Oggi è regolamentare, no? Quindi invece verrebbe rifatto il campo, che permetterebbe di disputare le gare ufficialmente. Poi, per tutto quelle che invece sono le idee del presidente, le idee di voler fare qualcosa di più importante per il quartiere, per la città, per i ragazzi del posto meno, chiaramente ci vorrà qualche tempo in più, probabilmente il discorso si potrà sviluppare su un arco di un biennio, però già avere la possibilità, anche se oggi diciamo esteticamente il contorno non è bello, però poterci giocare ti permette anche che giochi proprio al centro del quartiere, e quindi in qualche modo forse crei quel senso di appartenenza, diciamo prima, che chiaramente è importante. Quando il Monticelli andrà in Lega Pro, glielo auguriamo ovviamente. Prima Lyon aveva fatto un assist proprio da numero 10, ma ti agganciavi a quella domanda famosa che volevo fare a Nico Stallone. Lyon ha detto, se dovesse arrivare una chiamata in Lega Pro io parto. E Nico Stallone, se dovesse arrivare una chiamata in Lega Pro? Ma guarda, io sto molto coi piedi per terra, credo che... No, ti faccio questa domanda, lo sai perché, Nico? Perché negli ultimi anni, no, ti ho visto sempre in zona, no, tra settore giovanile Ascoli, Atletico Piceno e quant'altro. Ma guarda, la mia storia degli ultimi anni, io vengo da 5 anni che ho lavorato con la Sampdoria, con Paratici e Marotta, ero il responsabile scout del centro Italia e quindi lavoravo per loro. Poi ho fatto 3 anni e mezzo come responsabile del settore giovanile, tra cui un anno all'allenatore della Primavera, e poi ho fatto questi 3 anni con
il Monticelli, quindi diciamo gli ultimi 11 anni calcisticamente secondo me sono stati di ottima qualità e di ottimo livello, se devo fare anche qui una mia carriera, un mio excursus, e sicuramente in crescita. Io credo sempre, lo dico anche ai miei giocatori, secondo me c'è sempre da migliorarsi tutti i giorni, da mettersi in discussione, io lo faccio. Se devo essere sincero, non sono lo stesso allenatore di 3 anni fa, non sono lo stesso allenatore di 7 anni fa, di 10 anni fa. Credo di essermi migliorato e sono migliore dello scorso anno. Cioè, quindi questo è un pregio che mi riconosco e sono anche contento di averlo, cioè che ci lavoro su me stesso, mi metto in discussione, guardo, osservo, io a volte loro lo vedono, osservo anche la squadra avversaria, e se dalla squadra avversaria vedo un movimento che mi interessa, anche se l'ha avuto un altro allenatore, lo rubo e lo faccio mio. Poi lo personalizzo, lo ritocco in base ai miei giocatori, però secondo me nella nostra categoria forse a volte esistono un po' tutti i fenomeni, no? Cioè tutti fanno, voglio dire, tutti si sentono il Mourinho del momento, il Guardiola del momento, due allenatori che hanno una visione di calcio opposta, e anche qui non esiste un calcio più vincente dell'altro, lo dimostrano i fatti. E io credo che personalmente i fatti dicono che il percorso che ti ho detto, nel percorso che ho detto sto facendo con i fatti dei risultati importanti. Sicuramente si inizia a parlare in giro di me, sicuramente qualcosa arriva, sicuramente qualcosa si muove. Dall'altra cerco di stare anche coi piedi per terra, nel senso, nel calcio malato di oggi la Lega Pro la vedo come un calcio che non dà stabilità, non dà certezze. Sono una persona che in ogni caso... E che a volte non premia neanche i migliori. Non premia neanche i migliori. È basato un pochettino tutta sui rapporti, i procuratori, le situazioni, sponsorizzazioni, insomma, poi dopo anche qui un giorno sì, potremmo un'altra fare puntata. Sono già due. Quanti soldi mi porti per antipaticissima, che ormai ha preso il sopravvento, e con le difficoltà economiche che ci sono in società, purtroppo ne abbiamo, anche noi quando stavamo all'AFCO, il giovanile, ne abbiamo pagato le conseguenze, quindi voglio dire, sarebbe bello poterlo approfittare, approfondire come discorso, perché è interessante. E, però ti dico, ecco, forse sono sotto questo profilo, sono una persona che fortunatamente, come dico a loro, io sono abituato a vivere on the road, mi sono fatto da solo, quello che ho ottenuto l'ho ottenuto da solo, graffio tutti i giorni, oggi come oggi è una mia realtà sociale, lavorativa, ben, molto stabile. Quindi andarla a cambiare per una Lega Pro solo per dire hai fatto l'allenatore professionista in Serie C, è da vedere, è da valutare, tutte le cose sono valutabili. Poi diciamo che se ci arrivassi col Monticelli già sicuramente sarebbe discorso. Poi quello che invece è un discorso del territorio, se voglio dire ha delle prospettive interessanti, uno le va a valutare, perché non cambia la vita lavorativa che dicevamo prima, quindi non scompensa quello che uno si è costruito. È chiaro che, come dici tu, l'ideale sarebbe raggiungerlo con Monticelli. Vi ho rubato il palcoscenico Matteo e Cristiano, che sono due invece, Matteo l'abbiamo conosciuto, ma Cristiano è un altro che vi segue settimanalmente. Poi chiudiamo, vai. Io ho visto sempre una squadra che lotta su ogni pallone, quando andate in svantaggio ha sempre... Beh, messo testa bassa a correre a cercare il pareggio e poi molte volte anche proprio la vittoria, come è successo molte volte. Quindi questo è sicuramente ci si vede la mano del mister in questo, perché evidentemente ha saputo trasmettere il suo messaggio ai giocatori. E poi sentivo anche le persone che guardano come la partita, che hanno detto il Monticelli è una squadra che gioca a pallone, cosa che molte volte magari non si è visto tante volte. Invece con questa squadra invece ci si diverte e non ci si annoia mai, quindi io questo spettacolo mi auguro di rivederlo ancora per moltissimo tempo. Grazie. Matteo, una critica al mister Faglia. Non ce l'ho, sai che finita la stagione. Lo sai, allora, qualche espulsione sì, mister, dai. Quando quest'anno? Ieri, in tempi non passati, io mi prendevo anche la squalifica, ma non ci sono speranza. Sì? Ieri il microfono. No, dicevi? No, dicevo che anche lì sto migliorando, però, perché bisogna migliorarsi giorno per giorno. Ieri mi sono fatto un percorso yoga personale durante la partita, e Protti di questo è stato molto fortunato, perché sennò lui sarebbe andato all'ospedale e avrebbe preso qualche mese di squalifica. Il fratello di Igor? Sì. È il fratello, quindi come tutti i fratelli che andiamo su quel discorso di prima, che hanno il cognome importante, pensano ad essere anche loro importanti, hanno poi vai fatto, a stringere, hanno fatto una carriera di calcio no, così pane vino, pensano ad essere chissà cosa, ancora, e quando lo ripiglio so cavolo suoi.
Ecco qua. Quindi, però posso dire una cosa? Avantieri, se non sbaglio, il Bari. Ma sai perché, scusa, fammi dire solo una cosa. C'è stato un gesto in particolare che mi ha dato fastidio. Allora, premessa, io ieri ho fatto le dichiarazioni uscendo dalla sala stampa, parlando con i loro giornalisti, ho detto la San Maurese ha meritato di vincere, giocando a calcio, ha giocato meglio di noi, calcisticamente ha meritato di vincere, quindi tanto di cappello, cioè non mi sto attaccando come tanti allenatori sul particolare, cioè, hanno giocato meglio di noi e hanno meritato di vincere, quindi da qui quindi un buon allenatore, però esiste anche l'uomo. Ieri un mio giocatore col quale lui già durante la partita si stava insultando, tra l'altro posso dirlo, Capitan Sosi, voglio dire, nel momento è caduto a terra in uno scontro in cui è rimasto a terra dolorante e lui ha urlato fatto bene, speriamo di Scimbarella. Cioè un allenatore che dice una cosa del genere, io dall'altra mia panchina in quel momento qualcosa di pizzicoso gli ho detto, e però lì è entrato lo yoga. Nico yoga. E Lyon che... pizzicoso. No, mi volevo dire l'ultima cosa, l'altro giorno il Bari, si parlava in una conferenza stampa che cercano un giocatore emergente, no, un allenatore emergente nella prossima stagione per ripartire, no? Quindi o Gattuso che non rimane a Pisa o mister Stallone. Ho mantenuto la calma perché comunque ci sono già passato, quindi basta queste cose, non ne posso più. Anche ieri ieri sono stato bersagliatissimo da tutti, in tempi passati mi arrampicavo. Ma guarda, esistono, secondo me, credimi, in questi tipi di reazioni ormai c'è solo da rimetterci. Sì, bisogna avere veramente l'intelligenza di capire che c'è solo da rimetterci. Una delle persone con le quali poi hai sempre, una, tre persone con le quali c'è sempre più da rimetterci di tutti sono gli arbitri. Cioè, purtroppo a volte dicono, fanno delle cose allucinanti, però c'è solo da rimetterci. Quindi veramente lì vivi in un clima dittatoriale, ti conviene starti zitto. È vero che a volte in televisione si vedono giocatori che apostrofano l'arbitro e se ne passano anche, però credimi, a noi non c'è mai capitato. Non lo so, io sotto questo profilo sono fortunato. Se gli dici A, via, fuori. Allora, facciamo anche i complimenti alla fermata di mister Destro, no? Per l'ottimo campionato. Tanto di cappello a Flavio Destro, a tutta la fermata. Le tre cose che secondo me vanno considerate sono quelle, partendo da quello che ha detto Lyon, non era la squadra più forte, anche se era un'ottima squadra, un'ottima rosa, sicuramente l'allenatore ha avuto la forza di mantenere, anche qui è riuscito a creare gruppo, a fare spogliatoio, ha dato a un gruppo di 20 giocatori buoni una mentalità umile che è quella che in questi campionati di Serie D fa la differenza. Cioè la San Mettese l'anno scorso non giocava, non faceva il miglior calcio ma era solida e ha vinto, due anni fa la Maceratese stessa cosa, quest'anno la Fermana stessa cosa, non era una squadra che faceva il calcio più spettacolare però era una squadra solida, era una squadra tosta, era una squadra che rispecchiava il carattere del suo allenatore, quindi ha vinto un campionato difficilissimo dove tra l'altro c'era una super favorita in una piazza difficile perché Fermo chiaramente viene da una storia diversa, come tutte le piazze che hanno calcato palcoscenici più importanti sono piazze più difficili, veniva da Ascolano e in ogni caso qualcuno stupidamente a Fermo lo aveva accolto con freddezza quando invece parliamo di un professionista, di un uomo che sa calcio, e quindi complimenti, mi sono permesso di farglieli, se li merita tutti, è sicuramente un campionato vinto da lui e permettetemi da un altro mio allievo che si chiama Petrucci. Eh sì, beh, l'anno scorso al Monticelli. Io volevo fare complimenti anche a, non c'entra con il calcio ma con lo sport marchigiano, alla Lube Civitanova che ha vinto il suo quarto scudetto. Ieri ero presente al palazzetto dello sport grazie a Fabrizio Pasquali, secondo arbitro che mi ha ospitato per vedere quella splendida finale 3 e finale scudetto. E complimenti davvero, beh, tutto un altro mondo, quello della pallavolo, molto più familiare. Fabrizio Pasquali comunque, oltre ad essere un tifoso dell'Ascoli, è anche un tifoso del Monticelli. Eh sì, doveva venire oggi ospite, ma verrà sicuramente nelle prossime puntate. Un saluto da parte mia a tutti gli amici all'ascolto, come sempre sul sito internet www.ascolipicenotv.it, sulla nostra pagina Facebook APTV per i saluti finali. Martina. Io ringrazio Nico Stallone. Ciao, grazie a te e a tutti quelli che ci guarderanno. E faccio un grosso in bocca al lupo a Lyon. Grazie, crepi il lupo. Ringrazio Matteo Rossi. A me niente in bocca al lupo, ciao. Per la tua carriera radiofonica. E ringrazio Cristiano Pietropaolo. Incrociamo le dita per domenica per questo posticipo che vedrà l'Ascoli affrontare il Bari al San Nicola. Ne torneremo ovviamente a parlare con Picchio Club.